anni nasce da quell'esperienza. Allora, eccoci qua rientrati in studio, discussione sui, sì, sui ruolo di, dei papi e di contatto proseguito nel corso della pubblicità, e nel corso della pubblicità ci ha raggiunto anche una telespettatrice, la signora Marina. Buonasera signora, lei da dove chiama? Chiamo da Padova, buonasera. Prego. Niente, io volevo, sono arrivata un po' tardi purtroppo a sentire la vostra trasmissione, anche se la seguo con una certa frequenza. Vorrei soltanto dire che nel mio ricordo di quasi 74enne la figura di Papa Giovanni XXIII risplende come un faro. Veramente è stato nella mia adolescenza, nella mia giovinezza, un esempio di Papa straordinario, aperto a tutti, nuovo senza essere straordinario nel senso negativo del termine, ma così vicino alla mia mentalità, ai miei desideri, al mio bisogno di essere aiutata nell'aumentare nella fede, che purtroppo in casa non mi è stata trasmessa, che veramente io lo ricordo come un nonno affettuoso che mi è mancato. Ecco, io vorrei soltanto notare che recentemente sui giornali è apparsa la notizia che Papa Giovanni XXIII è stato nominato patrono delle forze armate. Io sono la figlia di un pilota militare dell'aeronautica che ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale, purtroppo, e ne ha riportato molte ferite nel corpo e nell'anima. Qualcuno ha criticato la nomina di Papa Giovanni come patrono delle forze armate. Ecco, io a questo, se posso dire, mi ribello con tutta me stessa, perché Papa Giovanni, che è un santo, non dimentichiamocelo, è stato vicino ai soldati. I soldati non sono dei mercenari, i soldati sono persone che combattono a rischio della propria vita, per se stessi anche, non è sbagliato, per la propria famiglia, per la propria patria. Ecco, io vorrei veramente che di queste cose si discutesse con animo pacato, con un po' di equilibrio, con un po' di sincerità, rispettando questo Papa straordinario, meraviglioso, stupendo, che io ricordo con un pizzico di emozione, devo dire, anche qualche lacrima, perché sono diventata piangiotta con l'età, e ricordando anche i nostri soldati che non meritano di essere trattati come dei zorafondai. Vi grazie. Ringrazio di avermi ascoltato. Grazie, no, grazie a lei di essere intervenuta, signora Marina da Padova. Marina Buffoni, vuole dire una parola a questa signora 74enne? No, ha detto delle cose davvero vere, poi le ha dette con il cuore, l'ha detto da vera patriota. E questo mi fa davvero molto piacere, perché ci sono ancora dei patrioti che sentono questo grande slancio e il sacrificio che è stato dato dai nostri fratelli italiani nella prima, anche nella seconda guerra mondiale, perché non la possiamo dimenticare. E quindi poi la discussione è cominciata su un altro argomento, certo, poi si è passato ad un altro Papa. Mi ha preceduta, la telespettatrice mi ha preceduta, perché credo che sia stato veramente un Papa che è un riconoscimento grande quello di farlo patrono dell'esercito. Poi adesso stiamo anche per affrontare un altro argomento e voglio continuare a parlare di questo, perché anche l'argomento che viene dopo ha segnato una grande svolta da parte proprio dell'esercito su quello che è stato il suo ruolo importantissimo e fondamentale che oggi tuttora viviamo. Certo, allora dicevo, il 9 ottobre 1963 il disastro del Vajont, lo ricordiamo con un breve brano del famoso spettacolo di Marco Paolini, sentiamolo. Giunge una forza, una pressione pari a un fallout nucleare di due bombe atomiche di Hiroshima. Via i vestiti,
via la pelle, via quello che ci stava dentro, carta, polvere. Quanti corpi vuoi trovare dopo una bomba atomica dentro una valle chiusa? Vaionte è anche questo. 1000 bare con qualcosa dentro e quasi altrettante vuote. Non ce n'era per tutti da seppellire. Litigavano per avere qualcosa di mettere in una bara. Quel che non ha fatto l'aria lo finisce l'acqua. Questo treno d'acqua che esce dalla gola del Vaillant è alto 70 metri e corre a 70 km all'ora, ma come esce dalla gola perde il binario, perde le sponde della gola e fa un salto, un Niagara, così. Nel letto del Piave raccoglie le pietre del fiume e sbriciola con quel che trova l'ungarone. Pietre, acqua e fango prendono le case che si trovano dinanzi e le sportano su per la montagna verso le gambe di quelli che stanno correndo disperati verso la salita, che sono gli unici che riescono a salvarsi, e sentono arrivare l'acqua che gli gorgoglia le caviglie, che gli prende le cosce, che gli arriva a sorpassare le spalle. Cristo, muoio, no, mi aggrappo all'erba e l'acqua che mi ha sorpassato in su torna indietro. Sono bagnato, non capisco se bagnato di fuori o di dentro, ma vivo, Cristo, vivo, e l'acqua defluisce, spianando l'erba defluisce, e vedo che rientra nel fondo della valle, dove una specie di cappuccino torbido sta coprendo il fondo della valle, entra ed esce dalla parte opposta, una lingua d'acqua a spazzare un altro paese, e in questo modo risale per 2 chilometri il Piave controcorrente, l'onda del Vaillant. Mezza onda del Vaillant a parar giù paesi nel letto del fiume. L'altra mezza onda si è già presa la direzione del mare e a Ponte nelle Alpi, a Belluno, e chilometri dopo il Vaillant, il muro d'acqua che corre lungo il Piave è alto ancora 12 metri. Ecco, questo è solo un pezzo di uno spettacolo che ha fatto veramente, veramente storia, per come è stato raccontato, per l'impatto che ha avuto anche sull'opinione pubblica di un disastro che probabilmente è uno dei più gravi che abbiamo vissuto, che si sono verificati nel nostro paese. Marina Buffoni, iniziamo da lei? Beh, sicuramente il Vaillant è una parte importante della storia veneta e della storia italiana, ma è anche un grande insegnamento e monito per il futuro. Io prima ho anticipato, si parlava, no, di esercito, mi piacerebbe che questa parte della storia veneta italiana fosse anche riportata nelle scuole come insegnamento civico. Perché non è un caso che proprio in quel frangente, e fu un disastro, lo ricordo, fu un disastro umano ed ambientale immane, tra l'altro per l'epoca, perché parliamo degli anni 60, in cui si chiese proprio all'esercito e in particolare agli alpini di leva di poter aiutare la popolazione rimasta. Ed è lì che è nata il servizio di protezione civile. E allora questa parte di storia veneta, questa parte di storia italiana, perché poi adesso, no, che si parla di, visto che c'è anche la campagna referendaria, come se il Veneto fosse una parte astrusa, per quella che io chiamo subcultura, qualcuno vuol far passare come se il Veneto fosse astruso, un'isola che non fa parte dell'Italia, invece l'Italia fa parte. Il Veneto fa parte completamente dell'Italia e quindi questa è anche una storia non solo veneta, ma una storia italiana. E quindi su questo ci dovremmo fare davvero una grande riflessione, ma riportiamo nelle scuole quello che è stato, perché l'educazione civica deve passare anche per questo, per raccontare ai nostri figli che cosa fu il Vaillant, che cosa venne dopo, ma anche la grande laboriosità di una popolazione, certo con gli aiuti,
però di una popolazione che si è rimessa in piedi, che ha creato un'industria, che ha creato grandi poli. Allora vedere come è stato prima, che cosa è successo, perché è successo, certo, quali sono stati gli effetti, sì, e com'è oggi. Allora questo raccontiamo ai nostri figli veneti e italiani, perché fa parte davvero della nostra storia. Gottardo vuole dire qualcosa a proposito del... Ma io volevo anch'io sì, ricollegarmi appunto sull'aspetto del disastro umano ambientale, che comunque sono temi quanto mai attuali, temi che devono imporre necessariamente delle riflessioni anche oggi, no, sul nostro rapporto con l'ambiente, e anche quanto la mano dell'uomo e l'ingegneria dell'uomo, insomma, influiscono sull'ambiente. Però anche a me, insomma, su questo ne abbiamo parlato tante volte quando si parla del Vajont, anche a me piace e devo dire che le scuole in provincia di Padova, ci sono moltissimi progetti in corso con le scuole secondarie di primo grado proprio sul tema del Vajont, per trarre dalla tragedia del Vajont un insegnamento civico, che è quello che diceva adesso appunto Marina Buffoni. Quindi anch'io mi allineo perché appunto dalle tragedie possono nascere degli insegnamenti poi che sono storia. Mi è arrivato un messaggio, scusate se... Però mi è arrivato adesso un messaggio in privato su WhatsApp di una testimonianza, probabilmente un telespettatore che sta guardando, certo, e quindi io vorrei leggerlo, perché è una testimonianza vera. Disastro del Vajont, bisognava vederlo per crederci, è inimmaginabile quello che c'era quella notte, e quello che è successo quella notte non riusciranno mai a raccontarlo io con i miei amici. Eravamo partiti per andare a vedere e ci eravamo fermati sotto a Pederobba, ma dal fiume veniva giù, ma non so neanche io, neanche il mare riesce a fare quelle robe. Un amico mio qui a Padova, che era di Longarone, è rimasto senza famiglia. Ci mancavano i suoi genitori, e tutti morti. La sua fortuna era che lavorava già a Padova. Un disastro spaventoso. Certo, certo. Ci sono ancora le testimonianze di questo. Scusate, non volevo interferire. Solo ancora. Grazie, cosa ricorda? Per il niente, grazie certamente al telespettatore. Quando avvenne, ricordo tanti amici studenti dell'epoca, perché ero studente, che partirono sacco in spalla, andarono ad aiutare a Longarone, perché fu una tragedia veramente immane. E poi ricordo anche, ho seguito anche dopo per interesse proprio di capire, no, quello che era successo, quello che era avvenuto, cioè questo pezzo di montagna che a un certo punto aveva una striscia di un materiale che a contatto con l'acqua lentamente diventava scivoloso, e quindi cominciava a muoversi questo grande pezzo di montagna, il Monte Toc. Anche io capisco anche l'ansia di chi doveva decidere che cosa fare, perché dici, tolgo l'acqua dal bacino e tolgo la mano che sta tenendo fermo, perché bene o male l'acqua dà una pressione laterale, no? E quindi poi allora lo faccio, non lo faccio, poi la tolgo, perché era già vuotato a metà, non che abbia cambiato molto sul destino della povera gente di Longarone, no? Certo. E comunque sì, un segno di come tante volte le cose che facciamo per donarci anche un certo benessere, per in fondo per cercare di avere un'energia pulita, perché lì era un'energia, si cercava di fare energia, certo, idroelettrica, elettrica. E queste cose succedono qualche volta, fa il grande, terribile scotto che si ha nel progresso. Sinigaglia, sapevano? Sapevano che c'era qualcosa che non andava, che c'erano molte cose che non andavano, e c'erano anche state delle denunce. A un certo momento nel filmato è apparsa, certo, abbiamo visto le immagini di Tina Merlini, certo, la giornalista, e si andò avanti lo stesso, perché bisognava collaudare la diga, o meglio il contenitore della diga, prima di nazionalizzare, e quindi la SAD aveva la necessità di collaudare, e questo è stato il risultato del collaudo. Ma questo è importante, che appunto le scuole, i ragazzi
ricordino, siano partecipi di una grande tragedia che ha colpito il nostro popolo, 2000 morti, ma proprio anche come è avvenuta, ma si capisca anche come deve essere attento lo sviluppo, attento a tutti gli aspetti ambientali, l'aspetto idrogeologico. Nel Veneto stiamo facendo dei grandi investimenti anche per, non so se vi ricordate, il 2010, poi nel 2012. Certo, per l'alluvione, certo, per la difesa idraulica e idrogeologica. Non si può mica scherzare, cioè, dobbiamo moltiplicare gli sforzi, i finanziamenti, le attenzioni da livello nazionale a livello regionale, perché la nostra terra è una terra appunto molto bella, ma anche molto fragile, molto delicata, e quindi l'uomo deve vivere rispettando la natura. E c'è anche poi il percorso sulla legalità, che il Vajont ha una tappa fondamentale, perché appunto passati anni non si capisce ancora chi debba pagare per questo, certo, senza che nessuno abbia pagato. Siamo stati al Vajont, come parlamentari del Movimento 5 Stelle, proprio tutti insieme per una specie di pellegrinaggio civico qualche anno fa, ed è stato impressionante vedere oggi come quel territorio sia ancora martoriato e non abbia visto una restituzione adeguata di quel che è stato sottratto. I fondi sono stati molto spesso preda di chi ha fatto man bassa dei diritti delle persone che avevano bisogno di recuperare un minimo di equilibrio alla loro vita, e hanno ceduto proprietà, hanno ceduto le loro radici e sono andate altrove. Ecco, oggi Erto e Casso sono due zone depresse dove non c'è un'economia, si è perso la radice di una popolazione. Questo è stato denunciato più volte da Mauro Corona, che dice non limitatevi a venire a vedere il disastro, qui bisogna sostenere l'economia locale e far rivivere questi luoghi che sono anche fra l'altro bellissimi. La seconda riflessione che voglio fare è che quando vidi, proprio, mi capitò di vederlo proprio in diretta, lo spettacolo di Paolini, e mi colpì, ero a casa dei miei genitori, loro non c'erano, erano andati lì per sistemare delle cose, ho bloccato tutto e ho telefonato a casa, arrivo più tardi, perché era veramente impressionante come ha saputo rendere la tragedia e soprattutto il clima di omertà. Oggi sono passati tanti anni da quello spettacolo, oggi in un ruolo diverso io ho un grande dolore che non è cambiato molto, non voglio dire nulla, ma non è cambiato molto. Noi abbiamo oggi in Veneto una situazione molto simile, con un danno ambientale e alla salute pubblica che viene passato relativamente sotto silenzio, minimizzato, e non si interviene. Non interviene la regione, non interviene all'inquinamento. Mi riferisco all'inquinamento da composti perfluoroalchilici che coinvolge un territorio su tre province, di un bacino di 400.000 persone. Si è stato avviato un monitoraggio, si scopre che nei bambini ci sono tassi di questi composti che rimangono dentro nell'organismo decine, centinaia di volte, certo, più alti di quello che sarebbe tollerabile, e non si interviene per attribuire le responsabilità a chi ha determinato questo disastro e per bloccare la produzione in sostanza di questa attività industriale che oggi noi troviamo nelle pentole, nell'impermeabilizzazione degli abiti, certo, delle poltrone, esattamente, ma anche e senza renderci conto poi di quanto poi si paga in termini di salute e di qualità della vita. Io non so che cosa verrà in quelle zone, sono costretti a bere un'acqua che o è molto costosa perché sono stati utilizzati filtri di carbonio che costano centinaia di migliaia di euro, e comunque devono essere cambiati con si parla adesso frequenza. Di spostare le fonti addirittura del approvvigionamento, ma non di interrompere la causa dell'inquinamento. E quindi certo, anche questo è un tema che abbiamo affrontato già altre volte in trasmissione. Professor Casen, il disastro del Vajont, come abbiamo sentito dai nostri ospiti, pone tanti punti interrogativi e soprattutto l'urgenza e questa necessità di creare
un atteggiamento diverso, diciamo così, nei confronti del nostro ambiente e di come lo utilizziamo. Ma diciamo che è uno degli ultimi, speriamo, esempi dove l'uomo non contava nulla. L'abbiamo visto nella prima guerra mondiale, dove Cadorna diceva meglio gli uomini perché i proiettili costano troppo. È un disastro annunciato. Per riuscire c'è la nazionalizzazione dell'industria elettrica, quindi lo Stato pagava molto bene le aziende che avessero ceduto i beni quantificandoli anche 10 volte il loro valore, ed era una diga che era rimasta ferma appositamente perché c'era il rischio certo da parte degli ingegneri che quel monte sarebbe slavinato. Cioè, cosa vuol dire? Quel monte, che era una sorta di murena, cioè i residui di un ghiacciaio chissà in quale epoca si era formato, erano posati su una roccia, quindi l'acqua salendo si era infiltrata tra la roccia e il terreno. Quando poi è stata svuotata, ma comunque si sarebbe mossa, quando è stata svuotata ha slavinato dentro il bacino. La diga, che era fatta molto bene, bisogna darne atto, tenne la spinta, l'onda d'urto, e scavalcò a una velocità superiore a quella del suono. E naturalmente fu l'onda d'urto che fece il primo disastro, l'acqua che fece il secondo disastro, e tutto perché la società Sabe doveva guadagnare un sacco di soldi. Ecco. Io direi che andrebbe citata questa situazione, dove la politica allora non era ancora allenata a questo tipo di controllo, e che dovrebbe essere oggi ormai in grado di gestire queste cose, ma abbiamo visto il MOSE che non ha gestito nulla, quindi il MOSE non è disastroso come il Bayonne. Però, sì, io ho letto oggi sui giornali che non so quanti milioni di euro vengono dati per finire un'opera che non può entrare in funzione, e l'abbiamo dimostrato in 10 trasmissioni, confortate da calcoli fatti da ingegneri che di ingegneria navale ne conoscono di più e hanno fatto grandi progetti navali di tutti i tipi. E è un progetto sbagliato, però torniamo a tirare fuori i soldi, non si sa perché, sapendo con certezza che in caso di alta marea comunque la piazza San Marco va comunque sotto acqua, quindi non serve a niente. Certo. Quindi si vale di Roma lo stesso. Continueranno a... Sì, ma io vorrei salvare Piazza San Marco. Però le responsabilità, giustamente, le responsabilità non sono neanche mai venute fuori. Alla fine nessuno ha pagato per il Vajont. Allora, hanno preso le briciole, sono d'accordo. È lì. Hanno incolpato gli ultimi. Perché questo progetto risale ancora a Prodi, il quale ha rifiutato tutti gli altri progetti e ha portato avanti questo, non si sa perché, probabilmente avrà sbagliato la scelta, non lo so che cosa, e poi tutto il resto lo conosciamo perché è uscito sui giornali, ma ce n'è da raccontare per tutti. Certo. Quindi diciamo che non è un disastro come il Vajont, ma insomma... Avremo modo di parlarne per parecchi. Ecco, io li insegnerei a scuola. Perché d'accordo, la mia proposta è d'accordo. Sì. Insegniamo a scuola che gli italiani hanno salvato quello che si poteva salvare dai Vajont, gli italiani, ma i politici hanno creato Vajont. Questo è il problema. Bisogna spiegare tutte e due le cose, sennò dire che tutto è buono non funziona. E adesso, a proposito di buoni, parliamo di Cristoforo Colombo, 1492, la scoperta dell'America. Allora, lo ricordiamo anche qui, ci aiutiamo con un film intitolato 1492, La conquista di Paradiso, con Gérard Depardieu. Ne sentiamo anche qui un pezzetto. Voi siete a conoscenza delle opere di Aristotele, Eratostene, Tolomeo? Lo sono, vostra eminenza. Allora non potete certo ignorare che, secondo i loro calcoli, la circonferenza della Terra sia approssimativamente non più di 22.000 leghe. Questo rende l'oceano impossibile da attraversare. Ma voi
Avete forse trovato delle nuove prove che dimostrano che questi grandi uomini di pensiero hanno tutti errato? Vostra Eccellenza, siete a conoscenza delle affermazioni di Marin de Pierre? Lo siamo. Allora siete anche a conoscenza del fatto che le sue teorie contraddicono quelle di Tolomeo. De Tyr crede che l'oceano sia solo 750 leghe. Il fiorentino Toscanelli e il cardinale francese Pierre Dailly credono entrambi che Marin de Tyr sia stato preciso nei suoi calcoli. E quindi? Che l'oceano si possa attraversare. Silenzio! Signori, siamo qui per prendere in esame la proposta di quest'uomo o no? Supponiamo per un solo istante che Marin de Tyr abbia ragione. Signor Colombo, secondo la vostra opinione, quanto durerebbe il viaggio? 7 settimane. 6 durante i mesi estivi. Marin de Tyr si sbagliava. Ed è stato smentito più volte nell'arco dei secoli dai migliori geografi del mondo. Il vostro viaggio, signor Colombo, durerebbe un anno. Ma supponendo che voi attraversiate questo oceano e raggiungiate l'Asia, cosa farebbe lì la Spagna? Commercio, vostra eccellenza. Secondo le notizie ricevute da Marco Polo, il regno della Cina è uno dei più ricchi del mondo. Anche i palazzi più miseri hanno i tetti ricoperti d'oro. È solo questo che vi interessa? L'oro? No. Io avvicinerò queste genti alla parola di Dio e le renderò soggetti a Castiglia e Aragona. Invece di un regno, la Spagna diventerebbe un impero. Se Dio avesse soltanto inteso avvicinarsi a lei, credete che avrebbe aspettato voi per mostrare al mondo questa scoperta? Dio scelse il figlio di un falegname per rivelarsi al mondo. Allora vi considerate il prescelto voi? La conquista del paradiso, Sinigaglia. Negli ultimi anni questa ricorrenza non ha mancato di sollevare anche alcune proteste. E anche quest'anno, tra l'altro, ci sono stati casi in cui appunto oltre oceano. Fu bravo Cristoforo Colombo perché scoprì la possibilità di andare e tornare da. Loro non sapevano chiaramente che erano le Americhe, ma grazie agli Elisei riuscì a sfruttare questi venti e non a caso andò e tornò, se non mi sbaglio, 3 volte da quella che adesso chiamiamo l'America. Quindi effettivamente è stato un bravo marinaio, un bravo condottiero, non condottiero, un bravo navigatore. Diciamo, comandante. La terra giovane è l'America. Abbiamo importato cacao, pomodoro, dopo l'oro, abbiamo la nostra distinto, vita è cambiata. È cambiata la nostra vita, abbiamo cambiato anche la vita di quelle popolazioni, soprattutto in America meridionale e anche chiaramente poi in America settentrionale. In America settentrionale gli Stati Uniti d'America sorgono grazie alla tanta popolazione che dall'Europa parte e si reca in America e quindi poi conquista il Far West, conquista l'Occidente. Certo, è una popolazione giovane, è una popolazione giovane che però abbiamo messo gli indiani nelle riserve. Tecnico-scientifico, dal punto di vista tecnico-scientifico. Però gli indiani e Pelle Rosa sono stati messi nelle riserve e ci sta superando dal punto di vista tecnico-scientifico. Però abbiamo bisogno uno dell'altro, secondo me. Certo. E come gli Stati Uniti d'America, mi auguro che un futuro non troppo lontano ci siano anche gli Stati Uniti d'Europa. Enrizzi. Non vorrei dire molto su questa cosa perché ho sofferto vedendo messo in calendario come argomento la celebrazione di Cristoforo Colombo, per carità un nome storico, un coraggio encomiabile. Però noi stiamo ancora aspettando che in aula arrivi il disegno di legge per l'abolizione dei vitalizi, un'importante norma anticorruzione è stata bloccata pochi giorni fa, giovedì il lavoro è stato chiuso anzitempo. Io credo che, ecco,
Per voi è importante ricordare gli eventi storici. Io su questo evento sono purtroppo amareggiato, perché è stato usato invece per togliere spazio alle urgenze del Paese, in Parlamento. In Parlamento, certo, certo. Professore Ancona. L'atto in assoluto è un atto che merita di essere ricordato. È il sogno dell'uomo, forse è uno dei pochi motivi per cui è diverso dagli animali, quello di scoprire l'ignoto, di andare avanti. Se avete modo di andare a Paestum, nel museo c'è una tomba etrusca dove è raffigurato un uomo che si tuffa al di là delle colonne d'Ercole, che era il limite del mondo allora conosciuto, no? Ed è raffigurato tutto in questo dipinto così funebre, no? E così ha fatto Colombo, lui è andato e ha scoperto, ha fatto l'atto più nobile, diciamo, per un uomo. E poi introduce certo un altro argomento, che è quello che è stato appena citato, no? Cioè, che uso viene fatto di questa grande scoperta? È la domanda che possiamo porci sempre. Che uso è stato fatto? Abbiamo visto che uso è stato fatto nel Vajont delle capacità tecniche di costruire una grande diga che è ancora in piedi. Che uso è stato fatto della strada aperta nei confronti degli indiani d'America, i quali avevano un rispetto della natura che, se noi avessimo soltanto un 20% di quello che era la loro visione religiosa del rapporto con gli alberi, con gli animali, cioè con la natura, il rispetto, loro uccidevano solo quello che dovevano mangiare e non uccidevano per divertirsi. Quindi è questo l'uso che è stato poi fatto della scoperta, e gli azzecchi e la religione imposta ai messicani, e questo è il problema, cioè non che l'uomo faccia una grande scoperta, ma che purtroppo l'umanità non è in grado di seguire, e nessuna religione sembra in grado neanche di dargliela, una direttiva etica che consenta di usare le scoperte in una maniera buona, per usare una parola semplice, ma che dice tutto. Certo. Gottardo, voleva intervenire. Stavo riflettendo proprio sul tema della scoperta dell'America in occasione di un campus che è stato fatto in alcune scuole qui del Padovano prima dell'inizio della scuola a settembre. C'erano dei gruppi di docenti che provenivano dall'Inghilterra e facevano questo periodo di formazione per i ragazzini, ed è stato affrontato in uno dei laboratori, no, il tema della scoperta dell'America, e anziché essere affrontato con i soliti canoni, insomma, che vengono raccontati i fatti storici, e veniva spiegato ai ragazzi cioè la scoperta dell'America, il tema del viaggio, no, il tema del viaggio di Cristoforo Colombo, cosa ha comportato per l'umanità in quegli anni, negli anni a seguire, cosa comporta oggi per noi il tema del viaggio. E sono usciti, insomma, degli argomenti molto profondi da ragazzini che hanno 14-15 anni, quindi ecco, anche il rivalutare, no, il tema, l'anniversario della scoperta dell'America, per attualizzarlo in un contesto che forse oggi è più interessante, anche per collegarmi a quello che diceva prima il Endrizzi, appunto, sul non affrontare questi temi che non sono di primaria, certo, di primaria importanza nell'attualità di oggi. Professor Casen, allora, su questa scoperta c'è tanto da dire. Ha cambiato la storia dell'Europa, ha spostato praticamente l'economia da est a ovest, e fu l'inizio della decadenza di Venezia, per esempio, perché chiaramente il grande commercio che veniva dalla Cina, che passava attraverso il mondo arabo e che, ma anche in un certo senso, tranquillizzava gli arabi perché traevano grande vantaggio economico, e poi cambiò tutto e fu l'inizio
della morte di Venezia, nel senso che il commercio si abbassò di livello. Ma a parte questo, quello che è curioso, volevo dare alcuni dati, Cristoforo Colombo, varie furono le interpretazioni, se era spagnolo, se era genovese, una delle varie versioni è che fosse figlio, cioè nipote, non si dice figlio, di Innocenzo VIII, che si chiamava Papa Civo ed era effettivamente genovese. Lo raccomandò perché fu il Papa che concesse la Santa Inquisizione alla regina Elisabetta e in cambio ebbe l'impegno che questo figlio, questo nipote, avesse la possibilità di realizzare i suoi sogni. E bene o male lo fece, con grande abilità, non c'è dubbio, e grande coraggio. E partì e buscò l'Occidente per l'Oriente e si impegnava. Uno dei fatti, degli impegni era sì l'oro, forse, se ci fosse stato, ma soprattutto le materie che andavano di più, che era erano le spezie, quelle che andavano per l'epoca. E quindi questo portò sicuramente Cristoforo Colombo a portarci quei prodotti che poi consentirono all'Europa di superare una grande crisi che c'era già dal 1300, la peste bubbonica. Perché? Perché la gente cominciò a mangiare. Perché dall'America arrivò il grano, arrivarono i pomodori, arrivarono le patate, arrivarono i fagioli, che era l'alimento che riusciva a traghettare l'inverno delle persone anche più umili che non potevano mangiare. E il cacao? E il cacao, sì, ma così la melanzana. La cocaina. La cocaina, sì. Era in uso all'epoca in America. Masticavano le foglie di coca perché a una certa altezza riuscivano a mantenere. Poi da lì noi con scienza e coscienza abbiamo tratto anche poi la droga, che droga non era allora come uso. E Cristoforo Colombo aprì le Americhe, poi quello che si fece delle Americhe è nella storia. Io suggerisco di leggere la denuncia che fece Bartolomeo de las Casas sulla situazione delle Americhe, non più tardi di 30 anni dopo la scoperta di Colombo, perché l'invasione delle Americhe determinò già a 30 anni dalla scoperta il dimezzamento della popolazione, fu dimezzata la popolazione americana, e allora lui suggerì con scienza e coscienza, dice, ma perché dobbiamo togliere il terreno, la territorialità a questi nativi che hanno il diritto di stare lì? Importiamo i negri dall'Africa. Attento alle parole. Furono decimati anche per causa delle malattie. Sì, che esportammo. Certo. Esportammo e importammo a nostra volta altre malattie, perché chiaramente erano popolazioni che separate dall'Europa da chissà quanti migliaia di anni e quindi... È simpatico come... devo dire simpatico nel senso, insomma, ridicolo, come l'ultrasinistra spagnola voglia rimuovere la famosa statua di Cristoforo Colombo che con il braccio indica il mare, e la vogliono rimuovere perché poi tra l'altro il 12 di ottobre ricorre anche la Hispanidad. Certo. E lo vogliono rimuovere perché secondo l'ultrasinistra catalana Colombo in persona, quello che fu poi tutta il grande genocidio, no? dopo 500 anni, francamente, penso che gli spagnoli, soprattutto in questi giorni, abbiano problemi ben diversi da affrontare che togliere una statua. Probabilmente devono aver sentito qualche stupidaggine detta dalla Boldrini e devono essergli andati a coda su questo senso. Allora, questa era la nostra ultima... Il collegamento, ma è lo stesso. Allora, era una battuta, dai, via. Di carattere politico. Sennò poi si annoia. Allora, 13 ottobre 1921 nasce Yves Montand. Noi abbiamo chiuso con le nostre ricorrenze, però ricordiamo anche questo attore, poeta, cantante, ricordiamo nato in Italia e poi
emigrato in Francia, lo ricordiamo con un suo pezzo dei più famosi, una sua esibizione all'Olympiade di Parigi del 1981. Eccolo qua, poi andiamo in pubblicità. C'est une chanson qui nous ressemble, toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire. Sur le sable, les pas des amants s'aime tout doucement.